Salve amici della domenica, siamo qui ritrovati in Sardegna, a Tissi, a casa di Marco, per il nuovo Merluz vs Food. Come vedete dietro di noi Maurizio si sta preparando e questa potrebbe essere la sfida più pericolosa della sua carriera. Ma andiamo a sentire cosa ci dice il nostro amico sportivo. Innanzitutto voglio capire perché l'intro al mio canale lo fa Paolo. Ma andiamo dal cuoco, che qui stasera... Marco, grande cuoco, molto famoso nella Sardegna, talmente famoso in Sardegna che ha preso il premio come miglior cuoco della Puglia 2017. Pensate, lui è ecclesiastico. La prima cosa che mi ha detto appena siamo entrati, mi ha detto: Maurizio, piatti piani, amicizia lunga. Mi ha detto: cosa mi prepari stasera? Allora, abbiamo un panino da 512 grammi, solo il panino, parliamo, eh. Oh. Poi c'è tutto il condimento. Ah, così? Succoso, carne. Carne, non un panino per vegani. Perché i vegani gli puzza il culo. Che cosa cagano, crusca i vegani. Quindi, cosa c'è qui? Abbiamo 2 chili di macinato. Macinato bovino suino. Cioè, il bovino suino è una mucca maiale. Vero? Esatto. E che verso fa? Ricordate, attenzione, io mi smanico perché vi faccio proprio. Con cosa lo condirai? Abbiamo bacon, cipolle, formaggio. Io adoro la cipolla. Formaggio va ci piano perché sai che io mangio tanto, ma lo stomaco delicato. Le salse, maionese, mai. Salsa barbecue. Qualcuno mi ha spruzzato dello sbocco. C'è Antonio qui che lui usa il ketchup come lubrificante per farsi le... Seguiremo anche la preparazione di questo panino perché è molto importante. A differenza degli altri versus food dove andavo in delle catene o comunque in dei posti, dei ristoranti che facevano da mangiare, questa volta è proprio casereccio, no? Proprio. C'è da dire che questa volta c'è un handicap per te. È vero, Claudio, poverino Claudio. C'hai dei problemi. Il mio handicap è che a pranzo ho mangiato come un muflone. Nel senso, siamo andati a mangiare pesce e ho mangiato tutto il pesce del mondo. Ho mangiato tutto l'acquario. Sì. Sono rimasti 11 segni dello zodiaco, sono rimasti. Anzi, 10 perché ho mangiato pure i pesci. Vedremo stasera come andrà, ma io sono fiducioso perché me ne hanno parlato molto bene di lui in Basilicata. Abbiamo detto che seguiremo la preparazione, no, del tuo panino, ma... Antonio, oltre a lubrificarsi le mani per farsi le... si fa scoppiare i petardi nel culo. Quindi adesso seguiremo la preparazione in modo più figo del non figo. Sigla! The Merluz vs Food. Lui cucina. Cioè tu cucini con sta maglietta? No, non levati sta maglia. Ti ho portato una cosa, ti ho portato un regalo. Levati la maglia. Ho paura. Guarda che fisico. Non puoi cucinare senza questo. Il grembiule di cotto e frullato. Ti investo prima col grembiule e poi con la macchina. Legatelo da solo per favore, non farmi fare il babysitter. A me va meglio. Ti va? Hai il potere della cucinanza. Perché non si può fare cotto e frullato. Perché cotto e frullato è un'altra cosa. La cucinanza, cioè lui cucinerà con le mie abilità il panino che io mangerò. Quindi adesso andiamo. Sei pronto? Ce la fai? Quando? Se a cucinare proprio poverino c'ha le mani di merda. Ok, ci siamo. Via alla preparations. Minchia, sembra il pasqualone di quando ero bambino. Ho la stessa gioia nell'aprirlo. Dai, che schifo che mi fai. Perché vuoi apparire nei miei video? Vattene. Per ora ragazzi siamo 2-1 per me contro il food. Questa sera o allungo il vantaggio o pareggio. Ma sono confidente.
E comunque il panino pesava meno di me quando sono nato. Ciao Bel. Intanto le donne parlano di trucchi e make up e io ascolto. Ciao Bel, è tutto mio. Un tosto. Sto facendo una figlia. Tu sei un drago. Tra l'altro oggi noi siamo in Sardegna perché abbiamo fatto ieri la proiezione del film di Cotto e Frullato, per questo che io, qui in Sardegna. E oggi a pranzo siamo andati a mangiare pesce. E abbiamo mangiato un botto di pesce. Antipasti, primi, secondi. Vai il pesce! No, scusa, beh. Io sono ancora pienissimo. Sono un merluzzo pieno di pesce. Buono cazzo, bravo. Bello, io te lo darei il panino, ma Marco, fai un panino a Bel. Subito. È bello che si vede lei nell'angolino. Cazzo di ketchup ci hai messo, ma che mamma mia. Sì, io ho paura di farlo asciutto. Un botto di ketchup. Dove cazzo vai? Comincia a diventare rustica la cosa, manca un quarto di panino. Ricordatevi una cosa, tutte le volte che pensate di non farcela, voi mettetevelo nel culo e andate a fanculo. Un po' di insalatina di intermezzo. Questa è l'insalata preferita di Leonardo DiCaprio, questo è l'iceberg. E poi è morto. Come sto mangiando l'iceberg, mi è rimasta la collana della vecchia di merda nei denti. Mia vecchia di design. Allora, qui c'è da organizzarsi un attimo, perché innanzitutto... Poi scivola, vedi cosa hai fatto? Marco, guarda, scivola via, scivola giù, come scivola. Non avevo termini di paragone in mente. And now is the final step of this fucking challenge. Bravo però, è buono. Dove cazzo vai, Beckham? Tutto questo senso di libertà. Se ne è uscito dal panino ballando. E Kevin Beckham. Non è tanto guardare il panino che mi inquieta, è vedere tutto sto pane che mi piglia male. No, perché il panino si fa. Bello, so, amore mio, però tu sei una bella, ma il tuo padrone è una merda. Bello, è la prima volta che tocchi la testa. Guardate, sembra Lady Diana dopo l'incidente nel tuo. È uguale. Amore mio, fa male il cuore. Ma cane mio, però che cosa non le dai? No, perché il tuo cane lo vizi tu. Eh? Cane al cane, vino al vino. Marcellino cane e vino. Ho picchiato col dente sul pane, non veniva bene la scena. Ho fatto tremare la inquadratura. Comincia a diventare dura e pesantina, ragazzi. Il ketchup sul pomodoro è di un'acidità. In questo punto qui è acidissimo. Tipo la ciambella alla cannella, qua. Ah, amore, vedi che non ti scopiamo stanotte per farti smaltire tutto. E ogni tanto ti vomito in faccia, ogni tanto. Devo arrivare un po' di ketchup perché mi sta violentando la gola.
puttane che acidità sarà sto pomodoro. Il mio sogno è vomitare durante un verso solo. Giuro che se un giorno vomito durante un verso solo lo lascio nel video. Pensa quante views. Savio, ti ricordi le costine? Le ultime quando declutivo e stavo male? Ah, una cosa molto importante. Se massimo un altro po' faccio i palloncini. Sei spessito. Sei spessito. Quando poi si mangia tutto il panino. Un chilo e 569 grammi di panino. Ho vinto io, anche se voglio mandare un messaggio importante. Ricordate sempre di fare la cacca, perché se non la fate poi vi fa volume e non riuscite a mangiare tutto. Bomba ragazzi, voglio sfidare Cippe Chop agenti speciali e i gargoyle della Disney. Tanto è inutile sfidare altri youtuber che tanto non mi rispondono, se ne vanno a fanculo, pezzi di merda. Ho parte del cervello impegnata a digerire. Iscrivetevi al canale, guardate gli altri Versus Food, condividete i video, guardate tutti gli altri video del canale che sono molto divertenti. Suggerite, se volete, nei commenti altri Versus Food, altre cose che potrei digerire. Non mangiare, digerire, perché mangiare ce la faccio a mangiarle, poi digerire è il problema. E voglio salutare il mio amico Alka-Seltzer e i fratelli Brioschi che mi stanno guardando. Buon ragazzi! Grazie, thank you very nice di aver visto il video. Grazie a Marco, vieni qui il cuoco. Ecco, è fantastico, meraviglioso. E mi hai tagliato un ginocchio con la spatola. Claudio che fa le riprese, voglio ringraziare il mio staff. Paolo c'è l'Ammari che, siccome non compare più in cotto e frullato, no? Vuole apparire nei video degli altri youtuber. Non mi toccare, per Dio. Lo schifo che mi fa quest'uomo. Cioè, avete fatto caso a una cosa? Provate a vedere i video di cotto e frullato di 3-4 anni fa. Praticamente lui invecchia come i cani, 7 anni ognuno. Ma tu lo sai perché? Perché fai schifo. Non so se questo video sarà già uscito o meno quando saranno finite le proiezioni del film di cotto e frullato di Crystal Gear. In caso fossero finite, seguite la pagina, perché forse, chi lo sa, potrebbero esserci aggiornamenti e altre date. Perché chiadate, adate, adate, chiavuto, avuto, avuto, scurdammi ci ho passato, si menapolo paesano. E bafangulo a ma. Basta, e chiudi! Dai! Basta! Dai!